Sì, buon pomeriggio da una Napoli veramente deserta, quasi sono tutti al mare qui fuori, guardate che meraviglia, questo nei giorni passati era un corso diciamo stracolmo, adesso c'è tanta tranquillità perché con questo sole 30 e passa gradi i napoletani, al di là dei turisti, sono tutti corsi verso le spiagge. Ma perché io sono qui, live on 4G con il mio tablet sul braccettino, insomma, che ormai conoscete, siamo qui perché adesso vi porto in un posto mitico per tutto il mondo, non solo per i napoletani, perché come leggete da questa targa, ve la faccio vedere ancora meglio, la leggo con voi, qui 100 anni fa, aspettate che ci ho preso, nacque la pizza margherita e ormai sono più di 100 anni fa perché questa targa è del 1989. Siamo da Brandi, vi faccio vedere anche la scritta che è qua, ecco qua, la pizzeria, aspettate che ecco, non è facile. Va bene, immaginatela, perfetto, c'è, guardate che meraviglia, che regia, autoregia naturalmente. Adesso entriamo perché loro ci aspettano per mostrarci come nasce una vera pizza napoletana. Qui c'è gente che mangia tutte le ore, praticamente non chiudono mai, ecco qua, buon appetito, ciao, buon appetito. E io vado di qua, ecco qua, aspettate che devo stare attento, oltre a guardare, a non spaccare il braccetto, il tablet. Naturalmente stanno lavorando, per cui noi seguiremo quello che succede in maniera molto discreta, nel senso che loro devono servire perché qui la gente c'è tutte le ore. Ecco il capo, ecco il capo. Ciao, ciao, benvenuti a Napoli alla pizzeria Brandi. Eccoci qua. Allora. Come ti do del tu perché ormai siamo, come ti chiami? Io mi chiamo Paolo. Venite. Allora, ciao. Paolo, questa è una pizzeria. Martina e Gianpiero. Ciao. Questa è una pizzeria storica, no? Sì. Quanto storica? Questa è una pizzeria che nasce intorno al 1760-1780. C'eri già tu? Io mi conservo bene, ho fatto una cura, insomma la notte però mi vado a riposare in un sepolcro. La notte ti congeli e poi si riscongela la mattina, insomma. Sì. Ok, allora, questi sono i locali proprio che sono sempre stati, sì, questi? Sì, questa zona qui è la più antica, è assolutamente la più antica. Siamo nel centrissimo di Napoli. Centrissimo di Napoli. Più centro humus, di così non si può. Humus proprio che igneo, che parte dalla terra. Fantastico, e poi a proposito di igno, fuoco qui. Fuoco, sì, perché il fuoco per cuocere queste famose pizze, come noi l'abbiamo fatta per la regina Margherita, voi sapete, nel 1889. Infatti stiamo per prepararci per una ricorrenza molto importante, come sai, che mercoledì 11 giugno la pizza Margherita compie 125 anni. Siamo già ai 125, avevo fatto male i calcoli, giustamente. Sì. Quindi la pizza Margherita c'ha 125 anni, è ancora viva e non invecchia. La pizza Margherita, diciamo, da oggi che ha una formula semplice, bella, pulita, è diventata un po' l'ambasciatrice, diciamo, di Napoli nel mondo, dell'italianità del mondo. E non invecchia mai, perché è sempre di moda. Ci credo. È una pizza trendy forever. Trendy forever, semplice, e poi qui ci sono gli ingredienti. Ingredienti naturali, genuini, della nostra regione, della Campania. Quindi diciamo, tifiamo un po' anche per la nostra regione, via, diciamo la verità. Certo. E poi per l'Italia tout court, perché chiaramente i colori della bandiera italiana che vanno nel mondo. Anche perché, diciamolo, è vero che la pizza si fa in tutto il mondo, però se uno all'estero va a mangiare una pizza margherita, ma non c'è un pizzaiolo napoletano. Ai, e se non ci sono gli ingredienti napoletani, ecco, ci mettono il ketchup, ci mettono le patate. Qual esatto. È la bestemmia più grossa della pizza che tu avrai girato un po', sarà capitato di girare il mondo? Sì, ho girato molto. Ecco, qual è la pizza più terribile, la bestemmia più grossa che hai visto nel mondo con la pizza pseudo italiana? La pizza Hawaii, che sarebbe la pizza con l'ananas e con un formaggio giallo. Ah, sì, certo, quella roba spritz, che buttano sopra. Ma non sì. So, lo chiamano Spritz, insomma c'è un nome tedesco, non so. Immaginate lo shock, diciamo, lui che va nel mondo e vede sta roba. Hanno provato a farmela assaggiare, diciamo mi sono fermato davanti al primo ostacolo, cioè visivo. Il resto non ce l'ho fatta, con tutto l'affetto, sono venuti qua pizzaioli importantissimi di tutto il mondo. Noi siamo dei semplici pizzaioli napoletani e ci accontentiamo di questo. La semplicità, aspetta che io siamo sempre live, per cui se mi prude il naso c'ho una sola mano libera. Dai. Così, ecco. La semplicità è anche insomma, è anche un po' il segreto della pizza. Voi fate qualche gesto vostro, diciamo artigiano, che è sempre quello, e la pizza viene sempre uguale, sempre perfetta. Diciamo, possiamo definirlo un gesto sciamanico, insomma, che nella peggiore delle ipotesi può essere
questo, perfetto, tutte prima di fare la pizza, anche noi se proviamo a casa facciamo questo, fate questo e già siete sulla buona strada, fate questo in memoria di lui che però è ancora vivo, ancora vivo, tranne la notte che vado nel sepolcro. Ok, ora io non voglio, perché qui c'hanno i clienti fuori che aspettano, assolutamente, quindi noi mentre loro continuano a lavorare, ciao, questa è tutta la, non tutta, saranno alcuni, ciao ciao, ciao, buonasera, della truppa che lavora qua e sono tanti. Io con 30 gradi fuori ho il piacere col mio giaccone qui di avvicinarmi alla cucina col forno a 2000 gradi, ecco, più vado avanti e più è caldo, se dovessi ciao, svenire. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, innanzitutto, tu ti chiami? Enrico. Enrico, voi siete? Placido. Placido, faccio il giro. Rosario. Rosario, perfetto. Tu sei diventato cuciniere a forza di stare davanti al forno, no? Sì, no, 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 io cucina. Va bene, perché si è brustolito. Allora, chiamano poker coffee, comunque, casomai. Esatto. Perfetto, anche tu sei abbronzato da forno. Più o meno, diciamo. Sì, più o meno sì, da forno. Guardate che meraviglia, guardate. Sembrano finte, sembrano foto, sembra la pizza che tutti disegnano nel mondo. Questa è vera, è ancora cruda naturalmente. Adesso tu in forna, perché, certo, cioè fai quello che devi fare, io ti seguo. Poi tanto qui c'è la gente fuori a tutte le ore che aspetta la pizza. Guarda, guardate, guardate che meraviglia. Ecco qua, gesti sapienti. Se ci provo io ne ho già fatte saltare due o tre per terra, perché invece lui, attenzione, perché c'è Placido, che Placido qua la butta nel forno marchiato Brandi. Guardate, pensate, se io a casa ci avessi il forno con scritto Casciari, che meraviglia. Mette qua, voilà. Questo forno è quasi un altare, voglio dire, perché questo è come portare veramente sull'altare un'ostia, per dirla così, perché questo è un rito magnifico che... Quanto ci sta la pizza nel forno? Due o tre minuti sta. E il forno a che temperatura è? Guardate. Il forno è sui 450-480 gradi. Ecco, il mio a casa arriva a 250, quindi la pizza non potrà mai essere come questa, mai. Allora, qui niente. Grande Placido, eccolo qua, guardatelo. Guardate. Così, Placido, c'è anche Placido, l'amico mio. Fantastico. Si trasforma e così ritorna. Stallone. Allora, io intanto, mentre la pizza cuoce, non voglio fartela bruciare, perché tu c'hai il timer incorporato, come fai? Tu non guardi, cioè, come fai a sapere quando passa il tempo? Gli dai un occhio? Ma è una questione di abitudine. Allora, io adesso non vorrei mettere, se metto il tablet dentro il forno ho paura che la vedo. No, questo no. Diamo un'occhiata, comunque la pizza è qua. Eccola qua. Meraviglia, guardate. Eccola qua. Mamma mia, c'è proprio tutte le proporzioni perfette. Quella che tutti noi vorremmo a casa, ma non verrà mai. Perché, se no, che c'è sta a fare la pizzeria, insomma. Facci vedere mentre... Wow. Adesso la mettiamo pure. Fantastico. Già fatto. Mentre noi chiacchieriamo, mentre io cazzeggio, è uscita la pizza per... Magnifico. Fantastico. E intanto lui... Non si ferma mai, giustamente, anche perché la gente qui fuori aspetta e sta continuando. Guardate che sapienti mani artigiane. Fantastico. Guardate gli ingredienti, che sono quelli... Non voglio farti bruciare le pizze. Adesso il forno è libero, sì. Ok. Gli ingredienti sono quelli che, ecco qua, che fanno anche la differenza. Ci sta tutto. Quella che stai facendo, che pizza è? Che pizza è? Margherita. È una margherita. Poi facciamo la pizza tocco con la mozzarella di bufala. Ecco. Un po' di pomodori e pomodorini. Fantastico. Là, qui è scontato che ci sia la bufala oppure... No, qua si usa fior di latte di Agero, là. Perfetto. Ok. Questa fior di latte, la differenza è che... Perché io sono un po' ignorante, io mangio senza pensare. La differenza con la mozzarella di bufala è che il fior di latte, la bufala è il latte di bufala e il fior di latte è di vaccino. Fantastico. Oh, m'ha convinto, e quindi io comunque tanto mangio tutto, per cui non c'è problema. Guardate, le sfornano. Quante ne fate in un giorno medio? Più o meno sui 400-450 pizze. Le fai tutte tu, no? Perché A volte sì, a volte no, in due. Ma come capita. Grandissimo. Olio, ta 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 ta, neanche una goccia fuori, avrete notato, io avrei già sporcato tutta la cucina, benissimo. Qui, grande fornaio. Guardate, fantastico, la velocità della luce. Andiamo? Naturalmente la pizza cuoce così poco perché questo forno, da che ora voi tenete il forno bello pronto? Aspetta che non disturbiamo l'atto Dalla mattina alle 10 e già lo accendiamo. E poi rimane acceso tutto il giorno, suppongo? Sì. O c'è la pausa pomeridiana? C'è la pausa pomeridiana verso le 4, c'è la pausa e poi la riaccendiamo alle 7 quando torniamo, 6:30-7. Fantastico. E adesso ci sono altre due pizze dentro, magnifico. E io direi che, ragazzi, è uno spettacolo che potremmo vedere all'infinito, però fra un poco dobbiamo ridare la linea allo studio. Io, complimenti, voi continuate. Grazie. Continuate alla grande. Complimenti.
Brandi, grazie, vabbè, tanto grazie. Salutate. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ci trovare, grazie. Tanto Brandi lo riconoscete, insomma, venite in centro e poi se non lo vedete lo chiedete, tanto e comunque questa è via Chiaia. Questa è via Chiaia, sì. Perfetto. Vabbè, c'è scritto, tanto vi ci portano. Seguite l'odore. E arrivate da Brandi. Bravo. Grazie ragazzi. Grazie. Oh, grazie. Addirittura l'applauso, guardate. Bravo. Beh, bella questa immagine, io che passo fra due aree di folla, vabbè, ci sono i clienti che si chiedono se tutto il giorno è così, dico no, un po' meno, però non c'è il nostro amico che suona la chitarra, che ieri c'era, perché adesso... Elio. Vabbè, comunque Elio, lo salutiamo. Elio da riposare. No, anche perché ragazzi... Va bene, io ringrazio tutti, anche i ragazzi che lavorano, ecco qua, benissimo, allora... Grazie a voi, salutiamo anche lui, perfetto, grazie anche a voi. Nel frattempo sono i clienti, io vado a fare la chiusa fuori sotto, diciamo, perfetto, saluto anche tutti i clienti che a quest'ora, insomma, spesso sono molto stranieri, tantissimi da tutto il mondo che vengono qua, guardate che meraviglia, il vicolo alle mie spalle che se ne va, e io torno qua a salutarvi, a voi studio, siamo stati live per 11 minuti e 10 secondi, grazie, era anche il nostro ultimo giorno qui, ma... probabilmente ci rivediamo più tardi, per cui vi saluterò più tardi in un altro live on 4G con Team. Grazie, saluti cari da Mauro Casciari. A voi.